pronti. A due giorni dal pareggio contro il Catania, cosa vi è rimasto, ti è rimasto di quella partita? Ed è stato un buon punto? O si poteva anche vincere? Ma si poteva vincere, si poteva perdere, cioè è una partita molto complicata, è andata come andata e determinata dagli episodi. E cosa mi rimane? Rimane una buona prestazione e penso che siamo riusciti a mettere sotto, soprattutto secondo tempo, il Catania sotto il livello del gioco e ci è mancato solo il gol del 2-1. Soprattutto nel primo tempo hai sofferto un po' Curiale, vedevo che commettevi qualche fallo, l'arbitro ti ha ripreso, poi nella ripresa comunque sei riuscito a sovrastarlo. Come giudichi la tua prestazione? No, penso sia andata bene, sì, il primo tempo era più un studiarsi, e lui molto, molto cattivo, molto irruento, quindi ha iniziato un po' innervosito, ma agonisticamente parlando, e poi secondo tempo è stato più semplice, comunque loro anche erano stanchi, noi ce n'eravamo ancora. Ecco, proprio dal punto di vista atletico è un buon segno questo, voi vi sentite al top della forma o potete ancora crescere? Dal punto di vista atletico, visto che comunque siete riusciti a durare tranquillamente per 90 minuti ad alti ritmi? No, siamo consapevoli della nostra forma e ovvio si può crescere sempre, però siamo adesso come adesso siamo a un buon livello atletico, reggiamo molto bene i 90 minuti e infatti si è visto nella partita contro il Catania. Domenica si gioca a Rende, una grande sorpresa di questo torneo, ha vinto a Siracusa, è la quarta forza del torneo. Che partita potreste trovare, che clima potreste trovare? Sicuramente non semplice, loro stanno bene, però pure nel nostro campo siamo bene, prepariamo la partita come abbiamo preparato quella di Catania, come prepariamo tutte le partite. E andiamo lì, cercando di portare a casa il risultato e pure la buona prestazione. Avete fornito l'altro giorno una buona prova di carattere, no? Abbiamo sottolineato tutti la reazione della squadra. Quanto è cresciuta la vostra autostima e difesa dei risultati o ci ha lavorato anche i Verani? Sicuramente tutti e due, è ovvio, quando vinci e porti a casa risultati importanti l'autostima cresce, e pure con l'aiuto del mister che comunque non molla un centimetro e tiene sempre la concentrazione alta, e siamo sul pezzo e anche questo risultato ci ha dato morale, ecco, anche se si vinceva era ancora più alto, però comunque manteniamo la distanza. Senti, in questo momento siamo in pieno calciomercato, si fanno nomi di due giocatori vicini a Lecce, Strambelli e Straniti della Virtus Francavilla. Tu li hai affrontati tutti e due, che tipo di attaccanti sono, visto che hai avuto l'opportunità di vederli di fronte a te? Sono due giocatori importanti, adesso non mi ricordo bene, però mi ricordo di Strambelli, un grandissimo giocatore, un fantasista, tra virgolette. Di Salamini mi ricordo poco. E non lo so se, non spetta a me, se arriveranno questi due giocatori, quindi non lo so. Avvertito un poco d'ansia rispetto alle ultime 15 partite del campionato, perché ormai soltanto ci si può fare male da soli, no? No, guarda, ansia no, siamo determinati e è un campionato molto equilibrato, quindi cioè,
passo falso dietro l'angolo, diciamo, spetta a noi a non fare brutte figure, spetta a noi a continuare a fare risultati positivi. Con l'arrivo di Liverani tu hai sempre trovato sempre più posto in prima squadra. Quanto ti senti cresciuto dal suo arrivo e quanto c'è ancora come margine di crescita? Mi sento molto cresciuto dall'arrivo del mister. E ovvio, rispetto all'inizio molto di più, perché comunque giocando, diciamo che ho acquisito più stima di me stesso, e pure grazie a mister comunque, da come a me e pure a tutti gli altri compagni, buone indicazioni per trovarsi al meglio poi in campo alla domenica. Posto? Posso dire un po'? Prego, come sapere, il confronto tra questi attaccanti che comunque del Catania sono insidiosi, no? Non giocavano a tre con gli esterni e Curiale davanti inizialmente, poi è entrato Ripa. Che differenza vedi tra l'attacco del Catania e l'attacco del Lecce? Qual è secondo te meglio assortito come valore? Io parlo dei giocatori della mia squadra, ovviamente. Io la differenza che noto è che magari i nostri giocano più assieme, si cercano l'un con l'altro, mentre da come ho visto, cioè, Curiale come Ripa era molto lasciatevi da soli, quindi lasciatevi ad arrangiarsi, questa differenza noto tra noi e loro.